Ha chiesto di intervenire il deputato Molinari. Ne ha facoltà. Prego. Grazie, colleghi. Presidente. Prima di iniziare la dichiarazione di voto non voglio eludere il tema che è stato posto da tanti colleghi, in particolare dai colleghi di Fratelli d'Italia, sul poco tempo che abbiamo avuto per leggere, per studiare questo testo. È vero, non nascondiamoci dietro un dito, avremmo preferito anche noi avere più tempo per approfondire le tematiche, ma è necessario anche capire le esigenze del governo e la serietà del presidente Draghi, che vuole portare il piano entro il 30 di aprile a Bruxelles, perché l'Italia sarà il primo beneficiario di questo piano, e il cambio di passo si denota anche dalla serietà che questo governo sta dimostrando, essendo entrato opera in corso nella stesura del piano. Ma voglio anche ricordare che noi abbiamo già votato in quest'Aula il mandato al governo per presentare il piano a Bruxelles qualche settimana fa, e che se oggi il governo è qui in Aula e se sarà in Aula per tutti i passaggi d'attuazione del PNRR è proprio grazie alla risoluzione scritta dalla nuova maggioranza, che imporrà al governo di aggiornarci passo a passo. E quindi questo sicuramente è un segno di grande discontinuità rispetto al passato. E aggiungo una cosa: data la situazione di difficoltà che sta vivendo il nostro Paese, credo che tutti noi come rappresentanti dei cittadini siamo molto ben pagati per poter fare lo sforzo di leggere 300 pagine scritte in grande con l'interlinea e con le figure in qualche ora, per poter dibattere del futuro del Paese, anche perché leggendo il testo probabilmente lo si capirebbe meglio e si eviterebbe anche di dire cose sbagliate e si coglierebbe la differenza tra questo testo e quello che avevamo in mano qualche mese fa. Partiamo dal fatto che non è vero che il Parlamento è escluso, perché il testo si divide in due grandi filoni: una parte in cui già sono allocate le risorse, già si danno gli indirizzi e le attuazioni dei progetti, una parte molto ampia su cui si demanda proprio al Parlamento di attuare le riforme che dovremo fare, quindi si centralizza il lavoro che dovremo fare in quest'Aula. Dividendo i due settori, parlando delle parti più dettagliate, c'è una chiara immagine e idea su quelle che dovranno essere le politiche sociali. Politiche sociali che sono fondamentali, perché dopo la battaglia al virus, la battaglia che dovremmo combattere tutti insieme è la battaglia alla nuova povertà e alla disoccupazione. La scelta di investire 11 miliardi per le politiche sociali, per l'housing, per le case popolari, per le periferie, per lo sport come inclusione sociale e territoriale è una scelta giusta che condividiamo e per cui le ringraziamo, signor Presidente. Come apprezziamo il fatto che sulla sanità si sia ammesso che negli anni passati sono stati fatti degli errori. Per anni è stato detto che dovevamo chiudere gli ospedali periferici, oggi nel PNRR si dice chiaramente che si deve investire sugli ospedali di prossimità, sulle case di cura, sulle basse intensità, e usciamo da una logica ragionieristica che è quella del decreto ministeriale 70-2015, che è l'origine di tutti i mali, e solo chi non ha letto il piano non può vedere sul tema della sanità una forte discontinuità. Apprezziamo gli sforzi sulla famiglia, l'assegno unico, gli asili nido, i congedi parentali agli uomini. Apprezziamo il fatto che un tema divisivo come l'alta velocità sia invece apprezzato ora da tutto il Parlamento come il principale motore di sviluppo del Paese. Ditemi se non è una novità questa. Il fatto che sulle infrastrutture si punti tutto sulla TAV, sul Terzo Valico, sul Terzo Valico dei Giovi, sulle infrastrutture veloci, sulla logistica, un tema che ha bloccato per anni il Parlamento, oggi è la carta con cui ci presentiamo in Europa. Scegliamo di investire sull'alta velocità per collegare il Sud al resto del Paese, per far sì che quel gap infrastrutturale venga colmato e per far sì che il gap che il Nord ha con le aree più industrializzate d'Europa venga colmato, e le risorse che libereremo, perché le ferrovie inserite in questo piano sono ferrovie già finanziate da fondi statali, le risorse che libereremo serviranno per quelle altre opere che i nostri amministratori locali aspettano e per quelle altre opere viarie che servono per adeguare la nostra viabilità anche su gomma. Apprezziamo il grande investimento aggiuntivo che è stato fatto sull'agricoltura. Sono state raddoppiate le risorse rispetto al piano di Conte, come avevamo chiesto noi. Si investe sulle filiere produttive, si investe sul rinnovo dei macchinari per l'agricoltura sostenibile. Vi indichiamo un'altra strada: serve anche un investimento sociale, perché purtroppo i cambiamenti climatici stanno facendo vedere già adesso la loro forza. I temi delle gelate, i temi delle alluvioni non sono più temi occasionali, ma purtroppo sono un'abitudine. Senza un intervento dello Stato che garantisca un'assicurazione obbligatoria per le imprese agricole non risolveremo questo problema. Questo è un altro filone su cui dobbiamo investire. Venendo ora alla parte libera del piano, cioè quello delle grandi riforme su cui il Parlamento avrà voce in capitolo,
finalmente si dice in maniera chiara che la burocrazia, la lentezza dei processi, un sistema penale troppo stratificato sono fattore di decrescita del paese, sono il primo motivo per cui non si viene a investire in Italia, e in questo piano si indicano gli indirizzi su cui il Parlamento dovrà lavorare per risolvere finalmente il problema. Come si fa a dire che questo è il governo che vuole la prescrizione quando nel PNRR si dice che finalmente dobbiamo affrontare il nodo della prescrizione per velocizzare i processi? Come si fa a dire che questo governo agisce in continuità con quello di prima quando si dice che bisogna cambiare l'accesso alla magistratura, agevolare gli ingressi di nuovi giovani magistrati, e si dice che dobbiamo tagliare i tempi dei processi favorendo le misure alternative sia nei processi penali che nei processi civili? Come si fa a dire che non c'è un cambiamento quando si parla dell'ufficio del processo che favorirà l'ingresso di nuove professionalità nei nostri tribunali a contratto a tempo determinato per agevolare poi l'ingresso di queste figure in magistratura? Presidente, le diamo un suggerimento. Bene queste nuove figure, ma ci sono figure che già oggi fanno i magistrati, già oggi lavorano tutti i giorni nei nostri tribunali e sono un pilastro della nostra giustizia. I magistrati onorari sono 5.000, pensiamo prima a dare una soluzione a chi già oggi opera nel mondo della giustizia e poi a eventuali nuovi ingressi. Sulla burocrazia è nota la nostra posizione sul codice degli appalti. È chiaro che il modello Genova non può essere il modello sempre, ma può essere il modello per le infrastrutture strategiche contenute nel piano in questo periodo di emergenza. Dobbiamo sburocratizzare bene gli investimenti per cercare di professionalizzare maggiormente la pubblica amministrazione, anche perché dopo anni come sulla sanità abbiamo capito che la logica dei tagli lineari sul personale della pubblica amministrazione non ci ha dato una pubblica amministrazione più efficiente, ma ci ha dato una pubblica amministrazione più vecchia e meno pronta ad affrontare i cambiamenti. E questa è una nuova discontinuità che rivendichiamo con orgoglio. Ma bisogna cambiare sulla burocrazia l'approccio dello Stato rispetto ai cittadini. Noi abbiamo un sistema che presuppone la scorrettezza degli amministratori e dei privati. Abbiamo un sistema che nel nome del contrastare la corruzione si è stratificato in maniera tale da far sì che ci sia la paura a fare proposte, la paura a portare avanti progetti amministrativi. Quella è la riforma fondamentale da fare. Sburocratizzare vuol dire un rapporto tra cittadino, pubblico amministratore e Stato diverso, dove lo Stato ha fiducia nell'investimento privato e ha fiducia nei suoi amministratori. E su questo bisogna cambiare anche le leggi Bassanini, signor Presidente. Non è possibile che i dirigenti comunali siano i veri padroni degli enti, abbiano la facoltà di bloccare le scelte politiche, ma quando poi ci sono delle conseguenze penali, quelle sono dei politici e non sono dei dirigenti. E allora questo è uno dei settori fondamentali da cambiare se vogliamo una ripartenza degli investimenti nel nostro Paese. C'è poi il tema del fisco, che è un tema centrale. Sappiamo che la pressione fiscale è un altro dei motivi per cui non si investe in Italia. È noto a tutti che noi abbiamo la proposta della flat tax. Non pretendiamo che sia la proposta di tutti, ma il modello delle aliquote uniche, chiare, senza detrazione e deduzione, una semplificazione fiscale, è la direzione in cui dobbiamo andare. E il fatto che nel PNRR sia indicato un testo unico delle normative fiscali che finalmente semplifichi la stratificazione che abbiamo è certamente un importante passo avanti. E quando noi parliamo di pace fiscale, stralcio delle cartelle, lo diciamo una volta per tutte, non lo facciamo perché vogliamo condonare le multe agli evasori. Ci è stato detto che noi vogliamo stralciare le microcartelle perché vogliamo fare i regali a chi ha parcheggiato la macchina in divieto di sosta. La questione è una questione diversa, è una questione di efficienza del sistema. Quelle microcartelle rappresentano l'1,8% del quantitativo fiscale da recuperare, ma il 50% delle pratiche aperte. Ha senso che tutta la nostra macchina dell'Agenzia delle Strade debba lavorare per il 50% su cartelle da 1.000 euro quando ci sarebbe altra evasione da andare a perseguire? Questa è la ragione della nostra posizione. Com'è impensabile, dopo la crisi economica che abbiamo vissuto, che non ci siano dei modelli di concordia fiscale per permettere a chi è stato colpito dalla crisi di potersi mettere a posto col fisco. In ultimo voglio chiudere sul tema che ci sta più a cuore, che è quello del lavoro. La transizione green sicuramente rappresenta una grande opportunità perché è una quarta rivoluzione industriale, ma può essere un'opportunità come può essere la pietra tombale sul nostro sistema produttivo. Noi siamo convinti che soltanto con le fabbriche, con la produzione, col lavoro di massa si possa creare ricchezza. Non crediamo nella decrescita felice, non crediamo che tutti possiamo lavorare in smart working o lavorando nel terziario.
E allora, per far sì che la svolta green sia un'opportunità di rilancio industriale, è necessario investire sul reshoring, quindi riportare in Italia le fabbriche che hanno delocalizzato, cosa che la Francia fa nel suo piano, che hanno fatto gli Stati Uniti e che vorremmo fosse scritta in maniera più chiara in questo piano. Ma è necessario anche un intervento dello Stato nella transizione green. Lei giustamente ha parlato delle batterie elettriche. Non possiamo avere un'offerta che darà soldi pubblici per la produzione di autobus e macchine elettriche senza avere in Europa e in Italia una produzione delle batterie. Se serve l'ingresso dello Stato, facciamolo, anche perché la fusione di Stellantis ha dimostrato come i nostri partner europei lo Stato lo usino e come per fare politica industriale, perché all'interno di Stellantis, e chiudo Presidente, il 6,5% del capitale è dello Stato francese. Cerchiamo di essere all'altezza di questa sfida. Chiudo. Noi abbiamo sempre detto che questo recovery non è la soluzione a tutti i mali del Paese. Sono risorse per lo più a prestito e quelle non a prestito sono finanziate da maggiori contribuzioni dell'Italia all'Unione Europea. Ma sicuramente questo è un buon momento per fare uno screening dei problemi e decidere come Parlamento come affrontarli. E questo è stato fatto. La riforma principale però, Presidente, chiudo, Presidente Fico, è che questa tutela dell'uguaglianza di genere, dei diritti sociali, della sostenibilità, l'Europa non la pretenda soltanto al suo interno, ma ci difenda anche dalla concorrenza di quei paesi che queste regole non le rispettano. Se lei seguirà questa linea, grazie. Lega sarà sempre con lei. Grazie. Chiesto di intervenire il